sui giornali, sui social media, su tutti, insomma, questo tipo di strumenti in cui il pubblico diventa giudice del processo e anticipa ogni sentenza, perché a prescindere da qual è l'esito della sentenza stessa, poi un soggetto viene etichettato appunto come condannato, anche se magari solo imputato, quindi anche solo se è sottoposto a un processo, verrà comunque considerato da tutti condannato, non rispettando quello che è per esempio il principio di colpevolezza, che è un principio cardine appunto del diritto penale. Crisi anche del principio di legalità, per esempio, perché le leggi sono ampissime, sono indecifrabili, e invece il diritto penale, proprio perché va a ledere i diritti, nel senso che è un'arma a doppio taglio, come dice Bettioli, tutela i diritti ma al contempo li lede. Proprio per questo è richiesta appunto tutta una serie di garanzie, come il principio di legalità, quindi la tassatività, la determinatezza, che invece appunto proprio a causa di queste norme ampissime, indecifrabili, non è reso tale. Viviamo in un'epoca in cui si fa un ricorso spropositato al diritto penale che dovrebbe essere utilizzato come extrema ratio, quindi come ultimo strumento, proprio perché, come dicevo prima, tutela i diritti, però al contempo li lede, e invece viene utilizzato come primo strumento. Viviamo comunque in un'epoca in cui anche il carcere che dovrebbe essere un istituto che consente la risocializzazione, la rieducazione, invece non è così, non è uno strumento appunto che consente la risocializzazione, non consente l'inserimento. Questo perché pensiamo per esempio al tasso di sovraffollamento del 120%, pensiamo a cosa vuol dire vivere in un ambiente, in una cella di 1,80 m per 2,40 m, magari senza acqua corrente, magari senza l'aria condizionata d'estate, senza riscaldamento d'inverno, magari, non lo so, senza la possibilità effettivamente di poter dimostrare il proprio ravvedimento, il proprio pentimento, perché lo Stato, per esempio, non fornisce gli strumenti, non fornisce numeri adeguati, per appunto questo tipo di percorsi di risocializzazione. Al momento, infatti, sono 59 le persone che si sono suicidate all'interno del carcere. Questo perché il carcere, per come è strutturato appunto nel nostro paese, insomma in Italia, comporta tutta una serie di diritti che vengono violati. Ricordiamo che il carcere dovrebbe limitare solamente la libertà personale, invece va a limitare tutta una serie di diritti, va a limitare la dignità della persona, quindi la strada che rimane detenuti non è che quella appunto della ribellione nei confronti dello Stato, dell'autolesionismo, oppure appunto del suicidio stesso. Ricordiamo che appunto il numero dei suicidi, insomma, di quest'anno, fino ad ora 59, è già superiore rispetto a quello che è avvenuto nel corso del 2021, quindi già a settembre appunto abbiamo un numero che supera quello dei numeri appunto totali del 2021 di suicidi. Una situazione drammatica di cui però nessuno parla. Nelle campagne elettorali, nei programmi politici non troviamo, o se non pochi, riferimenti appunto al numero di suicidi, alle condizioni dei detenuti. E perché è importante appunto la risocializzazione? Perché è importante che il detenuto venga considerato come una persona? Perché lo Stato in primis che deve dimostrare al reo, quindi alla persona che appunto che ha commesso un reato, che è una persona comunque titolare di diritti, è una persona che deve essere considerata tale. Altrimenti lo Stato commette quello stesso male che ha commesso il reo nel momento in cui ha commesso il reato, e si genera una catena di male che non verrà spezzata, perché poi il reo uscirà di prigione e cosa farà? Commetterà di nuovo quello stesso male. Invece come potremmo noi spezzare questa catena? Potremmo spezzarla appunto con la risocializzazione, con l'inserimento, quindi con l'insegnamento di tutti quei valori che il re, appunto, nel momento in cui ha commesso il reato, ha dimostrato di non possedere o magari di non condividere. È per questo motivo, infatti, che il Padre Costituente, l'articolo 27,3 della nostra Costituzione, hanno stabilito, e quindi è proprio la nostra Costituzione, quindi la nostra Carta fondamentale, che dice che le pene devono tendere alla rieducazione. E perché, appunto, può avere più senso rieducare e invece non retribuire il male commesso? Reinserire un soggetto invece che escluderlo, perché molto spesso quello che succede nelle carceri italiane è questo, che le persone vengono lasciate lì, dimenticate, emarginate, perché come diceva Ferraioli, come scriveva, ogni forma di esclusione preclude la formazione del senso civico di appartenenza e con esso la comprensione stessa, prima ancora che la condivisione del valore della legalità, che sono i primi indispensabili fattori della prevenzione del crimine, come scriveva Ferraioli. A proposito di questo, ricordiamo che
tasso di recidiva, quindi coloro che commettono il reato nuovamente dopo averne già commesso uno, ed è il 70% per coloro che sono entrati all'interno del carcere, hanno appunto scontato la loro pena all'interno del carcere, invece del 20% per coloro che fruiscono delle misure alternative alla detenzione. Infine, per capire come rieducare, è necessario anche capire perché si delinque. E in questo senso abbiamo un sacco di corresponsabilità della società, nel senso che tutti in parte ci dobbiamo sentire responsabili, non in senso negativo, o forse un po' anche sì, però il nostro messaggio è positivo. Perché quando una persona commette un reato ci sono sempre molteplici motivi e tutti noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa. Questi sono i nostri capisaldi e che ci hanno appunto portato alla scelta di costituire un'associazione, di fondare un'associazione proprio nel nostro territorio, che possa trasmettere questi principi, i principi di un diritto penale liberale garantista, ma non solo. Non solo perché in generale prima di questo c'è una comunità che deve essere fondata sul senso di umanità, sul senso di solidarietà, su tutta una serie di valori che sono fondanti della nostra società, la speranza, e non invece sull'odio, sull'esclusione, sulla dimenticanza, sul fatto di buttare via la chiave, di buttare via le persone, di dimenticarle. Speranza che le cose possano essere cambiate, ma senza la pretesa che siano gli altri a farlo, ma rimboccandocene anche ogni giorno, noi tutti, nel nostro piccolo, quello che possiamo fare. È quindi con orgoglio che presentiamo il nostro primo evento, che si chiama Giustizia allo specchio, riflesso di una società ingiusta, un evento che vuole mirare appunto a riflettere, partendo dalla realtà del nostro territorio, portando alla luce quelle che sono le criticità che sono legate appunto a un ricorso eccessivo del diritto penale, per infine chiedersi se sia possibile una giustizia diversa, se quindi sia l'unica soluzione quella del diritto penale, quella del carcere, ma se si possa, se ci sia un'alternativa, magari anche una soluzione che può non essere semplice, può non essere la strada più facile, ma che alla fine a lungo termine può portare a dei risultati migliori. Quindi vi ricordo velocemente diversi appuntamenti. Domani tratteremo del tema del populismo penale, il 21 settembre della casa circondariale di Udine ed infine il 22 settembre della giustizia riparativa, non qua in Palazzo Antonini, ma in Aula 2 del Polo Economico Giuridico. E oggi invece ci focalizzeremo in particolare sul tema delle legalizzazioni delle droghe leggere con la presentazione del libro L'onda verde, la fine della guerra alla droga. È praticamente un viaggio che racconta dal punto di vista non strettamente giuridico, ma tratta insomma delle legalizzazioni, delle legislazioni che ci sono state all'interno dei vari stati, dei motivi, diciamo, sociopolitici che hanno portato a legalizzare piuttosto che a demonizzare un certo tipo di droghe leggere, anche alla luce delle raccomandazioni che sono contenute nell'OMS, libro di Leonardo Fiorentini, che ringrazio per essere qui con noi questa sera. A seguire invece ci sarà l'inaugurazione della mostra comunicante, di cui penso abbiate visto i quadri all'entrata di Palazzo Antonini. E quei quadri sono stati realizzati appunto nell'ambito del laboratorio di pittura creativa dalla proposta di un gruppo di detenuti della casa circondariale di Tolmezzo. Secondo noi questo è un esempio vivido di quello che può essere un percorso di risocializzazione, di reinserimento in società delle persone private della propria libertà personale, soprattutto attraverso un'analisi profonda di quello che si ha proprio interno, insomma, di quello che si sente anche dopo aver commesso un reato, perché ricordiamo che appunto siamo sempre delle persone, siamo tutti delle persone. Quindi vi ringrazio molto per l'attenzione, nuovamente per la vostra presenza, ringrazio il Leonardo Fiorentini, Massimo Brianese, il professore Ricamati per essere qui con noi questa sera e l'associazione Infra, in particolare Roberta, per il costante aiuto e la collaborazione e per l'allestimento della mostra. E lascio la parola adesso a Massimo Brianese. Sento davvero confortato da queste parole che ho applaudito con sincera ammirazione, così come ammiro un'iniziativa come quella dell'associazione che porta molti giovani a riempire un'aula come questa. E devo dire che, oltre che un'introduzione all'evento, ciò che è stato detto è in larga parte anche un'introduzione a questo libro. Quando si chiedeva prima, non ricordo il tuo nome, scusa, prima, dobbiamo chiederci perché si delinque. Ecco, forse poi
questo libro ci si chiede anche se si delinque o se forse ciò che si sta facendo è semplicemente urtare la morale di qualcuno, che è cosa diversa dal delinquere. Io cercherò di limitarmi e di stare dentro una decina di minuti a delineare un po' il contesto storico, politico, anche giuridico, in cui questo libro esce. Poi del libro ovviamente parlerà Leonardo Fiorentini, ma soprattutto, se riusciremo a essere abbastanza sintetici, sarà molto bello se riusciremo a dialogare prima di tutto il professor Amati con l'autore, e credo che ne abbia autorevolezza e competenza, ma poi anche tutti quanti i presenti. Io in questa serata dovrei svolgere un ruolo un po' da moderatore. I moderatori per definizione dovrebbero essere dei moderati, io spero di esserlo, ma non sono i moderatori delle persone neutrali. Io sono di parte, credo di non dire nulla di inopportuno, e sono dalla parte di ciò che è stato detto poc'anzi. Dicevo, cercherò di contestualizzare questo libro. L'Onda Verde esce in un momento cruciale nella definizione di nuove politiche verso le droghe, ma soprattutto esce a seguito di un momento che diventa una data storica e che ha suscitato anche un certo entusiasmo, un certo ottimismo per dei cambiamenti importanti dopo circa mezzo secolo, anche qualcosa di più, di War on Drugs, di guerra alla droga. Il 2 dicembre 2020 l'ONU, con una risicata maggioranza, vota l'approvazione della raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a favore della declassificazione della cannabis. Dicevo, dopo una lunga guerra, dopo 60 anni di accanimento persecutorio verso quella che è stata definita l'erba maledetta, perché di quell'erba parla soprattutto l'Onda Verde, la cannabis, che è stata inclusa nel 1961 nella prima convenzione internazionale sulle sostanze stupefacenti. Ecco, quel voto all'ONU del dicembre 2020 è il segno più eclatante, ma certamente non è l'unico, di una nuova temperie mondiale che dimostra come il pragmatismo possa incrinare e anche sconfiggere le mistificazioni ideologiche, pregiudiziali. E di questa temperie il libro riporta un'ampia e accurata casistica. E malgrado ciò, ciò che affronta il libro, la fine della guerra alla droga, quello che stiamo vivendo in Italia invece ci mostra ancora la ragione, il diritto, oserei dire persino il buon senso, in alcuni casi in prima linea in questa guerra che in Italia dura ancora, in prima istanza per cercare quantomeno di difendere la previsione dell'abbassamento delle pene per i fatti di lieve entità, ma in secondo luogo per arrivare finalmente a rivedere nel suo complesso la legislazione sulle droghe e prevedere la legalizzazione della cannabis. Allora, perché in prima linea? Perché ancora in trincea in Italia? Perché sono ancora molti, soprattutto fra i politici, e devo dire con dispiacere che anche questa campagna elettorale ogni tanto fa emergere, insomma, segnali di questo tipo, sono ancora in molti coloro che hanno una concezione singolare del diritto, per i quali un grammo, un quintale, una tonnellata è la stessa cosa. Io penso che molti di voi siano studenti di giurisprudenza e quindi, insomma, che quando anche non fossero vicini alla laurea, cose come queste
interpretano con il dovuto sconcerto, persone per le quali la droga è droga, la droga è droga, sono tutte uguali. Questo è il pensiero, questo è lo slogan, questa è la morale antiscientifica che sta a fondamento anche in Italia di mezzo secolo di guerra alla droga e sta a fondamento di danni irreparabili che sta ancora provocando. Io voglio citare in maniera molto secca, molto veloce, alcuni dati presenti sul 13° libro bianco sulle droghe, l'ultimo presentato in giugno, che è un rapporto indipendente, un'edizione fu presentata alcuni anni fa anche in quest'aula, ricordo che intervenne anche il professor Amati, e riguarda appunto gli effetti del testo unico sugli stupefacenti, il 309 del 90, sul sistema penale, sul sistema carcerario. Allora, il 30% dei detenuti, di cui alcuni numeri prima, all'Alto Libra, il 30% dei detenuti entra in carcere per detenzione o piccolo spaccio. 10.350 su 36.000 circa nel 2021. Quindi, non è vero che gli spacciatori non vanno in carcere. Il 35% dei detenuti presenti in carcere è lì, si trova lì, per infrazioni, per reati connessi al DPR 309. Il 28% di tutti i detenuti nel 2021 in Italia è definito tossicodipendente. Oltre 230.000 fascicoli per droga intasano i tribunali italiani. Prima intuizione, facile. Se la droga, e soprattutto la cannabis, perché moltissimi di questi sono reati di lieve entità, non fosse ciò che è per l'ordinamento italiano, non esisterebbe il problema del sovraffollamento delle carceri, che sarebbe già una grande conquista. E da anni molti ci battiamo per dire che il sovraffollamento non è una sciagura, un flagello divino assolutamente inevitabile. Poche iniziative basterebbero a cambiare completamente lo stato delle carceri e la condizione dei detenuti. Come diceva prima chi mi ha preceduto, la politica sulle droghe ha delegato alla repressione penale cose che sono comportamenti, stili di vita, soprattutto giovanili, oltretutto, e non necessariamente reati, sono divenuti reati, perché la svolta, non lo sono sempre stati, la svolta repressiva in Italia avviene in particolare data dal 1990 con l'approvazione del famigerato DPR 309 che reintrodusse le sanzioni penali anche per il consumo personale che in precedenza nel 1975 erano state depenalizzate. E per la verità, e annotatemi questa osservazione perché io sono sicuro che poi sia Fiorentini che il professore magari avranno modo di accennare all'evento di quest'anno a proposito di referendum, quindi al mancato voto del 2022, nel 1993 un referendum cancellò le norme più vessatorie di quel DPR. Ma anche dopo un'espressione chiara del popolo italiano, l'Italia si fece di nuovo vessillifera a livello mondiale della Human Rights, con la nomina in particolare di tale Pino Arlacchi alla carica di direttore della United Nations Office on Drug and Crime, che promosse una campagna definita un mondo senza droghe in 10 anni. Un mondo senza droghe non è mai esistito, non esisterà mai, perché le droghe, se vogliamo definirle così, e non la droga comunque, le sostanze psicotrope esistono da quando esiste l'uomo e l'uomo le ha sempre utilizzate a scopi di piacere, a scopi di sopravvivenza. Non ci sarà qualcuno che le abolisce, anzi ciò che in questo libro è evidente e si racconta molto bene è come tutto ciò
che viene fatto in nome di questa guerra e per cancellare la droga, per fare un mondo senza le droghe, in realtà peggiora progressivamente, in maniera esponenziale, la situazione, facendo crescere a dismisura i numeri dei consumatori, dei reati commessi, dei consumatori problematici, eccetera, eccetera, eccetera. E coerentemente con quello spirito, due uomini politici, figli di Giovanardi, nel 2006, diedero nome a un provvedimento mascherato dentro un decreto destinato alle Olimpiadi di Torino, le Olimpiadi invernali, disponendo la cancellazione della distinzione fra sostanze, quindi la droga diventa una, la droga è droga, e stabilendo pene che vanno dai 6 ai 20 anni per consumo e detenzione di qualsiasi sostanza. Dopo una lunga battaglia che prese il via proprio qui a Udine, a seguito di un convegno e di un intervento di un aiutami Leo di verrà niente dopo. La Corte Costituzionale nel 2014 ha sancito La Corte Costituzionale ha sancito nell'indifferenza della politica per la verità l'incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi. Dicevo nell'indifferenza della politica, il Parlamento poi non ha saputo corrispondere a quella scelta della Corte, ma non ha saputo corrispondere soprattutto a ciò che qui si narra, cioè allo sviluppo impetuoso di un dibattito nel mondo a favore di legalizzazione e di nuove politiche. Arriviamo poi, ed è l'ultimo episodio che voglio citare in questa carrellata, alla decisione, ve lo metto come quesito, poi lo lascio ai relatori, politica o altro, della consulta della Corte Costituzionale con presidenza Amato, decisione nel febbraio del 2022 di non ammettere al voto referendario la mitigazione delle sanzioni previste dalla legge antidroga per la cannabis. Io credo che questa decisione incrini in maniera pericolosa la fiducia, il rapporto fra le istituzioni, la politica e soprattutto i giovani, perché sono stati in larghissima parte i giovani, in 500.000 in una settimana, a consentire il raggiungimento delle firme per votare su quel tema. Va bene. Detto tutto ciò, aggiungo solo riguardo al libro, che il libro sostanzialmente a tre parti: una storia della cannabis, le convenzioni internazionali, una parte molto corposa su tutti i modelli di regolamentazione e di riforma che ci sono oggi già in larga parte del mondo, e una terza parte che testimonia come l'autoregolazione e il controllo sociale siano fattori coadiuvanti importanti nel processo di legalizzazione. L'Onda Verde è un compendio molto accurato dell'inefficacia della War on Drugs, dei danni di quella guerra e dei risultati positivi che si stanno facendo strada nel mondo, nel resto del mondo, non in Italia evidentemente, per ciò che ho detto, a seguito delle riforme delle politiche sulla droga. È un contributo importante per un dibattito che bisogna auspicare anche qui privo di pregiudizi ideologici, aperto alle evidenze scientifiche e rispettoso dei principi dello Stato di diritto. Io voglio solo dire sul libro una considerazione personale che mi pare un aspetto molto importante. Dicevo prima che la droga è sempre esistita, la droga come fatto penale e come reato appunto non è un flagello di Dio, è una scelta dell'uomo. E da un punto di vista storico il libro di Fiorentini è un prezioso contributo ad inquadrare come la cannabis sia diventata nell'ultimo secolo il paradigma di politiche repressive in generale, sul piano politico, sul piano razziale, sul piano etnico, in termini di politica coloniale. Ci sono alcune cose che citano
la storia di Nixon o un episodio, quello del barcone nel 1970, agli albori della contestazione studentesca in Italia. Io concludo leggendo poche righe che spero siano di stimolo poi anche alla discussione. Una citazione che apre il capitolo sesto, a pagina 129, è una citazione di Lester Greenspoon. Oggi il pericolo maggiore del consumo di cannabis è la sua illegalità. E chiudo, veramente, riprendendo le parole che sono presenti nella prefazione di Franco Corleone, di un giurista già citato prima, Luigi Ferraioli. La legge contro la droga è un documento inquietante della crisi della ragione giuridica che da molti anni sembra aver investito il diritto penale del nostro paese. Sono in essa travolti molti elementari principi di civiltà giuridica, alcuni dei quali di forte rilievo costituzionale. Sarebbe peraltro un errore supporre che il sacrificio di tali principi sia almeno compensato da una maggiore efficacia nella lotta alla droga e nel trattamento della tossicodipendenza. E concludeva: la legge penale non ha lo scopo di sanzionare la morale, ma unicamente il compito di prevenire comportamenti dannosi contro terzi. Ho cercato di dare un po' di enfasi a questa mia conclusione, a questa citazione, perché tutto ciò accade in un paese, lo sapete bene, dove all'obbligatorietà del procedimento penale fanno da contraltare numerose fattispecie di reati che non hanno parte lesa. Spero di aver dato altri spunti al professore e a Leonardo Fiorentini, a cui la parola. Evitare che io esondi, mi sono messo una timer. Devo farti dire al 6, ho visto. Io partirei da una delle cose che Massimo ha ricordato prima, che è uno dei grandi paradossi di quella che è la guerra alla droga. Ovvero, noi viviamo oggi, ad esempio in Italia, con una delle legislazioni sulle droghe pesanti di tutta Europa, che nonostante la finita banale sia stata resa incostituzionale, continua a punire la detenzione a fini di spaccio con la seconda delle sostanze da 2-6 anni, da 6 a 20 anni, eppure con un mercato illegale delle sostanze che è il più libero e accessibile che ci sia. Chiunque, qualsiasi età, in qualsiasi luogo, a qualsiasi ora, può ottenere una sostanza stupefacente. E questo a fronte di un sistema internazionale di controllo delle sostanze stupefacenti, che è nato appunto nel 61
a New York, che prevedeva la completa eliminazione delle coltivazioni illegali di oppio entro il 1984 e quelle di cannabis e coca nel 1989. Questo ovviamente mi pare evidente non sia successo, ma come ricordava Massimo Brenese prima, non contenti di questi, diciamo, di questa inefficacia, nel 98 Pino Arlacchi lancia questa grande campagna nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata nella sua sessione speciale dedicata alle droghe, lanciando questo slogan: un mondo senza droghe è possibile, in 10 anni possiamo farcela. Ovviamente sono passati 10 anni, non ce l'hanno fatta e si sono dati più di 10 anni. Però nel frattempo qualcosa è successo, in particolare il fatto che sostanze che nel 61 erano di consumo assolutamente marginale, a partire dalla cannabis, probabilmente proprio grazie alla proibizione, alla mitizzazione di queste, si sono diffuse, tanto che le statistiche le abbiamo trovate sul libro dal 98 al 2018, cioè in quei 10 anni più 10 di Pino Arlacchi, i consumatori di droghe nel mondo sono aumentati a un ritmo doppio rispetto alla popolazione mondiale. Questo rende evidente il fallimento della guerra alla droga, così come è stata impostata, ovvero come repressione penale tentativo di limitare domanda e offerta di sostanze stupefacenti, ma mette anche in luce, perché diciamo è fallito l'obiettivo formale delle convenzioni. La convenzione è scritta col suo preambolo che dice che la tossicomania, è un problema emergente nel mondo, è necessario da un lato limitare l'uso, l'abuso, inteso abuso come uso non medico o scientifico delle sostanze psicotrope, e però garantire l'uso medico delle stesse. E non è riuscito a fare né l'uno né l'altro, tanto che ancora oggi nei paesi meno sviluppati ci sono grossi problemi e grandissime barriere nell'uso medico di sostanze antidolorifiche o comunque di stupefacenti di uso medico, e anche in Italia la legge sulle cure palliative è arrivata negli anni 2000. Ha fallito gli obiettivi formali, ma è assolutamente riuscita a centrare quello che era il sottotesto di quella convenzione, ovvero dare al cosiddetto potere uno strumento perfetto di repressione di quelle che sono, da un lato, le minoranze etniche, dall'altro le opposizioni, i movimenti studenteschi, le generazioni, i giovani che si drogano negli anni 70, fino agli anni 60-70, appunto i capelloni, il famoso caso del balcone, qui viene citato, ma vi consiglio, se avete voglia di approfondire, di leggervi Droga e potere di Giancarlo Arnao, si trova ancora usato in qualche libreria anche online, ma l'uso strumentale delle leggi sulle droghe, e in particolare della cannabis, che continua ad essere, ma lo era già allora, una delle sostanze più usate, è reso evidente sin dalla genesi dell'attività di repressione che nasce di fatto per la cannabis negli Stati Uniti negli anni 30, sotto la guida di un ex funzionario dell'autorità di controllo dell'alcol, che diciamo, non avendo più una sostanza illegale da controllare, perché l'alcol, il proibizionismo dell'alcol che era appena finito, di fatto è un classico caso di burocrazia che cerca di
sopravvivere a se stessa e agli eventi che la colpiscono, riesce anche grazie ad aiuti, ovviamente dal punto di vista dei grandi potentati economici, in questo caso del gruppo Hearst, ovvero di colui che poi è stato impersonificato in quanto potere di Wells, è il protagonista, qui se avete voglia di vederlo, se non avete visto Quarto Potere, Hearst era capo di un grande gruppo media americano, che aiuta Haslinger ad avviare una campagna stampa che Arnau controlla il potere e costruisce molto bene, e che parte da un obiettivo molto preciso, e l'obiettivo preciso è diciamo, la sua esplicitazione la lascio alle parole dello stesso Haslinger, che diceva negli anni 30: la maggior parte dei fumatori di marijuana sono negri, ispanici, filippini, musicisti jazz e artisti. La loro musica satanica è guidata dalla marijuana, e il fumare marijuana da parte delle donne bianche le fa desiderare di cercare rapporti sessuali con negri, artisti e altri. È una droga che causa follia, criminalità e morte. La droga che provoca la maggior parte della violenza nella storia. Questo diceva Haslinger in un momento in cui negli Stati Uniti nessuno aveva grossi problemi con la cannabis, nel senso che veniva usata da poco più di 100.000 persone, poco meno di 100.000 persone, non vi era un problema particolare. Il vero problema è che c'era stata la crisi del 29, c'erano in particolare gli immigrati messicani che facevano concorrenza agli operai bianchi americani nel cercare lavoro, e serviva uno strumento per in qualche modo colpire. Infatti la cannabis da lì comincia ad essere chiamata marijuana, cercando di rendere più spagnoleggiante anche il nome, e da lì in pochi anni Haslinger riesce a far arrivare il marijuana tax act, che di fatto il momento in cui la cannabis negli Stati Uniti viene resa illegale. Haslinger, che continuerà il suo lavoro anche a livello internazionale, perché poi fu nominato dai vari presidenti degli Stati Uniti e rappresentante degli Stati Uniti alla Commission on Narcotic Drugs dell'ONU, ovvero il luogo in cui poi si scriverà la convenzione, che tuttora segue cioè in qualche modo sovrintende alle politiche internazionali sulle droghe. Arriviamo all'ultimo paradosso, che è quello che allora non solo non funziona la guerra alla droga, non solo viene usata come strumento di repressione, ma anche aiuta il narcotraffico a sopravvivere. C'è in letteratura criminologica viene definito il drug trafficker dilemma, in particolare legato al principio darwiniano dell'evoluzione, che mette in luce come anche quando funziona, però anche quando la guerra alla droga riesce a reprimere e a colpire lo spacciatore con l'organizzazione di spaccio, il grande narcotrafficante, non fa altro che rimuovere dalla piazza, dal mercato illegale, un soggetto di fatto più debole di altri, che verrà sostituito semplicemente da altri nella piazza o nell'organizzazione diciamo più larga del narcotraffico, semplicemente più furbi, più potenti, più inseriti nelle istituzioni, più capaci di in qualche modo
entrare e il termine piove in questo caso viene, viene buono, entrare e corrompere polizia e istituzioni, e più feroci, più violenti. Di fatto la guerra alla droga, e del resto anche in Italia, il salto di qualità delle mafie italiane e internazionale avviene quando decidono di cominciare a occuparsi di droga. Questo vale per la mafia italiana, vale per la mafia italo-americana. Eppure, veniamo all'ultimo paradosso, quello almeno positivo, è proprio nella cura della buona drugs, ovvero negli Stati Uniti, che comincia a cambiare qualcosa. Comincia a cambiare qualcosa a metà degli anni 90, perché con un referendum nel 1996 in California viene legalizzato l'uso medico della cannabis. Notare, e così riprendo, faccio la solita parentesi che torno indietro, ma serve, nel 61 la cannabis viene inserita in due tabelle della, della Convenzione Unica. La tabella 1, dove sono tutte le sostanze, cocaina, eroina, cannabis, tutte le sostanze naturali, perché poi è quella del 71 che regola quelle non naturali, di sintesi, e anche nella tabella 4, che è la tabella delle sostanze pericolose, particolarmente pericolose e senza alcun utilizzo terapeutico possibile. Questo avviene nel 61 senza che vi sia stata alcuna revisione scientifica della, degli utilizzi terapeutici della cannabis, che pure, diciamo, già millenni prima, ma anche tra l'800 e il 900, era serenamente utilizzata per varie patologie. Per questo è particolarmente importante ciò che è avvenuto il 20 dicembre del 2020, perché la rimozione da quella tabella quarta delle sostanze più pericolose e sottoposte a un regime di controllo speciale secondo la Convenzione ha di fatto aperto quello che prima era un diciamo una forzatura rispetto agli usi terapeutici, ovvero anche in Italia dal 2007 viene utilizzata la cannabis, pur essendo dal punto di vista della legislazione internazionale secondo la Convenzione, scusate, mi sto prendendo un pappinato, secondo appunto quella che era l'ordinamento internazionale non ancora verificato. Nel 2020, anzi nel 2018, comincia invece una revisione scientifica da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ne permette, che ne verifica l'uso terapeutico, e la raccomandazione è importante anche perché dice nero su bianco che la cannabis non ha gli stessi effetti delle altre sostanze presenti in tabella 1, ma viene raccomandato di mantenerle in tabella 1 semplicemente perché è la sostanza più usata, per cui, diciamo, essendo la sostanza più usata, è quella che può generare un numero di danni potenziali comunque meritevoli di lasciarla in quella tabella. La parentesi serviva per far capire come nel 97, qui ormai oltre 25 anni fa, la decisione del popolo della California, ovvero quella di legalizzare tramite un referendum la cannabis, è davvero una decisione storica che apre finalmente la porta a una presa di coscienza che parte dal basso, e questa secondo me è la cosa più importante di questo processo di inclinatura del, diciamo, quello che era un fronte proibizionista
fino ad allora assolutamente, assolutamente monolitico. E avviene questa cosa nel 96 in quella che appunto era il luogo dove è nata, è stata firmata, soprattutto è stata poi spinta. Il termine war on drugs viene da Nixon nel 72, quando in una conferenza stampa definisce le droghe il nemico numero uno dell'America, degli cittadini americani. Poi nel 80 continua Reagan regalandoci anche con le altre praxi da Iervolino Vassalli, ma proprio negli Stati Uniti le persone, a cominciare dalla California, che poi è seguita da tutta una serie di stati, oggi sono 37 gli stati che hanno legalizzato la cannabis terapeutica, solo due non ammettono alcun uso di cannabis, neanche cannabis senza THC, quindi sostanzialmente incidibili. È un processo che avviene di fatto quasi interamente dal basso, almeno fino al 2018, quando viene per la prima volta un Parlamento nazionale degli Stati Uniti approva la legalizzazione della cannabis, ed è un processo che permette di scoprire quello che era il mito di una cannabis pianta del demonio, che una volta invece utilizzata dal fratello che aveva un problema con gli occhi per maculopatia? No, vabbè, Homer Simpson insegna, andate a vedere qui Simpson. Oppure uno zio che aveva affrontato un cancro e quindi aveva bisogno di una sostanza che non cura il tumore, ma permette di affrontare tutte le conseguenze che sono derivate dalle cure per il tumore, quindi la nausea, aiuta l'appetito, oppure semplicemente come antidolorifico per il mal di schiena della nonna. Questo mettere nella normalità l'uso della cannabis permette una presa di coscienza più generale, appunto, questa pianta che pure era stata usata per millenni dall'uomo senza particolari problemi, non è la pianta del demonio che negli anni 30 Esslinger voleva rarre, eradicare dagli Stati Uniti. Questo fa sì che con un processo, appunto, ribadisco, competente dal basso, nel 2012 ci sono i primi referendum in Colorado, in stato di Washington, che legalizzano la cannabis. Cerco di arrivare velocemente alle conclusioni, anche se sono un quarto del foglio. È interessante vedere come oggi sono 19 gli stati degli Stati Uniti che hanno legalizzato il cannabis per tutti gli usi. L'ultimo più importante è stato lo stato di New York, oltre il 43% della popolazione americana vive in uno stato in cui la cannabis è legale per tutti gli usi. Ma dopo quello che è avvenuto negli stati, appunto Oregon, stato di Washington, Alaska, si avvia un processo che va oltre i confini degli Stati Uniti. Nel 2013 è Pepe Mujica che, nonostante in Uruguay non ci fosse una maggioranza, diciamo, di cittadini a favore della legalizzazione, approva una norma che legalizza la cannabis per uso medico e per uso cosiddetto non medico o cosiddetto ricreativo.
persone che usano cannabis. Nel 2018 il Canada a giugno approva la legalizzazione della cannabis e il 17 di ottobre avvia le vendite. Stiamo parlando quindi dell'Uruguay, il primo stato nazionale che legalizza la cannabis, e del Canada, il primo stato del G7 che avvia una regolamentazione. Ed è interessante vedere, non ve la faccio qui perché sennò diventa lunga, quindi non ho il libro, come nelle Americhe, laddove la guerra alla droga è nata e laddove la guerra alla droga ha fatto i maggiori danni, in particolare in Centro e Sud America, si possono vedere sostanzialmente tre modelli di regolamentazione: una di impronta più statalista, mettiamola così, dipende anche dalla formazione politica di chi l'ha proposta, ovvero quella dell'Uruguay, di Mujica, una assolutamente in linea con la cultura economica e sociale degli Stati Uniti d'America, per cui diciamo, liberista, nonostante sotto licenza, ma che lascia moltissimo spazio al libero mercato, ed una invece che, come al solito, i canadesi stanno da una parte e dall'altra, che cerca di contemplare e di calmierare quello che per cui c'è da una parte un controllo abbastanza rigido dello Stato rispetto a produzione e distribuzione e scusate, le licenze di produzione, mentre è delegato ai singoli, a singole province quella che è la modalità di distribuzione, ed alcune hanno affidato ai distributori provinciali dell'alcol la vendita al dettaglio, altri invece hanno lasciato più aperto, lasciando spazio al mercato. No, io mi fermo qui perché proprio magari mi piacerebbe avere un po' di dialogo. Allora, grazie a Renato. Poi è anche bene che non dica troppo il libro, altrimenti nessuno se lo va a leggere, e questo non è positivo, no? Un po' di mercato bisogna fare. Io credo che il professor Amati abbia intanto assoluta conoscenza delle leggi, ma anche una grande conoscenza dei giovani che quotidianamente frequenta con la sua professione. E quindi credo che su questo tema ci abbia ragionato da sempre, non solamente perché oggi c'è l'occasione di questo libro. Vorrei lasciare a lui così una riflessione con un approccio che probabilmente sarà più spiccatamente giuridico, magari chiedendogli se gli sarà possibile anche di suscitare poi i fiorentini o soprattutto in tutta la platea eventuali curiosità, attenzioni e richieste di chiarimento. Grazie, buonasera a tutti. Devo innanzitutto ringraziare gli studenti dell'associazione per la bella iniziativa, anche la bella presentazione. Ovviamente condivido tutte le parole che sono state dette in apertura. E devo ringraziare anche per l'incontro di oggi, che mi ha dato l'occasione tra l'altro di leggere questo bel libro. E proprio leggendo questo libro, poi non voglio portare via troppo tempo proprio per cercare di stimolare anche i vostri interventi, perché il libro è davvero interessante, ricco di spunti, però voglio lasciare a voi eventuali domande o riflessioni. Solamente poche cose dal punto di vista, diciamo, ecco, prettamente giuridico, che è quello che diciamo, è più nelle mie corde. Ovviamente. Innanzitutto, leggendo il libro, però, mi è venuta in mente una bella frase di Pierpaolo Pasolini, perché Pasolini diceva che il rapporto con il fenomeno della droga può essere reso parlabile, razionalizzato e storicizzato.
Ecco, il libro credo che sia proprio un buon esempio di quello che si intende per un tema parlabile, razionalizzato e storicizzato, perché in effetti offre un approccio storico, vengono individuate delle dinamiche storiche, dall'evoluzione della guerra mondiale fino agli approcci più recenti, che sarebbero fortunatamente a livello mondiale, ecco, avere dismesso per così dire l'abito da guerra, soprattutto per quanto riguarda la cannabis. Per poi passare anche in rassegna quelle che sono le politiche repressive, che sono diciamo, la parte che più mi è interessata del libro, sul contrasto agli stupefacenti, muovendo proprio, e qui mi ricollego a ciò che è stato detto in apertura, da quella affermazione, se vogliamo rimanere in tema, a mio avviso un po' populista di Pino Arlacchi, no? Cioè un mondo senza droghe, affermazione populista perché è priva di razionalità, non è ipotizzabile ovviamente, è una politica diciamo irraggiungibile. Diciamo che tra Pino Arlacchi e Luigi Ferraioli, ovviamente forse il secondo, sebbene siano entrambi estimati, Arlacchi è un sociologo, è un docente di sociologia, Luigi Ferraioli filosofo del diritto, si è sempre occupato di populismo, insomma, però ha sempre studiato il legame tra diritto e ragione, che è il titolo di un suo ottimo libro, diciamo che forse l'impianto, l'impostazione molto più ragionata e razionale è certamente quella di Luigi Ferraioli. Ecco, ma a parte questo, si è detto che dal punto di vista delle politiche mondiali o un po' l'abito diciamo la guerra, soprattutto sul contrasto alla cannabis, sembrerebbe forse accantonato. A livello interno però rimane quella che è un'impostazione della nostra normativa, che risale al 1990, ha subito varie modifiche nel corso del tempo, è stato oggetto anche di diverse pronunce della Corte Costituzionale, ma l'impianto è un impianto però autenticamente repressivo. Quanto è efficace l'impianto repressivo della nostra attuale normativa? Ecco, prima di valutarne l'efficacia, ci sono tanti numeri, proprio partendo diciamo dalla situazione carceraria di cui già si è discusso, il libro ci offre diversi dati per cercare di capire quello che è l'effetto della nostra normativa di stampo repressivo. Io ne ho trovati anche altri, ma che sostanzialmente si pongono in linea con quelli del libro. Ad esempio ci sono dei dati del Human Rights Council delle Nazioni Unite, dove si evidenzia come il tasso mondiale di incarcerazioni per droga per 21,65%, il tasso italiano a giugno 2021 arriva al 35,91%, che è quasi il doppio della media europea e anche di quella statunitense, che arriva al 20%, nonostante gli Stati Uniti siano noti fenomeno di incarcerazione bassa. Poi c'è una relazione del 2021 della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, che evidenzia come le operazioni di polizia antidroga nel 2020 sono state nel complesso più di 22.000 e di queste quelle finalizzate al contrasto dei derivati della cannabis più di 12.000, quindi più della metà delle operazioni complessive antidroga. C'è un altro poi dato, i dati ci servono, noi dobbiamo sempre partire dai dati per avere un approccio razionale, altrimenti facciamo discorsi campanari. Il penalista dovrebbe prima analizzare i dati e poi come legislatore dell'arresto e poi eventualmente proporre delle soluzioni. Ma credo che ci sia un altro dato che forse è più diciamo rintracciabile dall'esperienza quotidiana, anche di chi opera sul campo, di chi si sporca le mani, c'è qualche avvocato qui presente. Se qualcuno è iscritto alla difesa d'ufficio, credo che sia l'impatto con la sostanza stupefacente, soprattutto la cannabis, credo che sia una delle ipotesi più frequenti, no? Cui capita di imbattersi in questi processi un po' che lasciano tempo che trovano, che per lo più sono processi per direttissima, dove sostanzialmente la difesa è abbastanza svilita. E questo è un altro problema dal quale nasce poi forse anche il problema del carcere. Allora, alla luce di questi dati, l'approccio repressivo è ancora, diciamo, quello che deve essere salutato con favore oppure no?
Non lo dico io, non lo dice l'autore del libro, ma lo dicono in tanti, e io faccio riferimento proprio ad un documento, ne ho parlato anche in occasione della presentazione del libro bianco di qualche anno fa, e purtroppo nulla è cambiato fino ad oggi. È un documento redatto dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, che si sono occupati di alcune tematiche di possibili riforme in alcuni settori del nostro ordinamento, tra cui anche le politiche in tema di stupefacenti. Quali sono le problematiche principali che si pongono in sintonia, a mio avviso, poi lo chiederò all'autore, con anche quella che è un po' l'impostazione del libro? Perché quando si analizzano poi i fenomeni dal punto di vista razionale è facile guardarsi spesso le cose. Non sono posizioni ideologiche, sono dati dai quali partire e dai quali puoi trarre delle conclusioni. Beh, il primo dato è quello della sproporzione della risposta sanzionatoria. Lo si evidenzia proprio in questo documento, dove per quanto riguarda ad esempio lo spaccio di droghe leggere, sostanzialmente agli occhi del legislatore viene considerato più grave di una lesione personale volontaria o anche di un omicidio colposo, sebbene non è detto che provochi una malattia. Anzi, si parla di cannabis, questo direi che lo esclude. Le droghe pesanti, beh, si arriva, la pena era calibrata nel minimo da 8 a 22 oggi mi pare, 20 anni, a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale, la numero 40 del 2019, minimo è stato abbassato proprio perché la Corte Costituzionale ha ritenuto che fosse contrario al principio di ragionevolezza e soprattutto della finalità educativa della pena. Quindi ha ricalibrato il minimo portandolo sostanzialmente a 6 anni, ma il massimo si pone sostanzialmente fino a quell'omicidio doloso addirittura, sebbene si tratti qui di reati diciamo, di vero pericolo, non certamente di danno. E questo è un dato che in effetti viene fotografato proprio anche nella relazione di cui ho accennato. Bisogna quindi ricalibrare la risposta sanzionatoria. Si tenta anche di dare una soluzione, cioè si dice ma perché non inseriamo i reati, sebbene molti vadano scolpiti, lo vedremo tra poco, nel codice penale per i reati contro la persona. Oggi c'è una dimensione diciamo iper pubblicistica del bene tutelato in materia di stupefacenti, cioè l'ordine pubblico, la salute pubblica, eccetera, eccetera. La proposta di inserire questi reati all'interno dei reati contro la persona dovrebbe favorire anche un riposizionamento della risposta sanzionatoria in modo tale da renderla equilibrata rispetto alle altre fattispecie, l'omicidio, le lesioni certamente più gravi. Altro aspetto che viene sottolineato ovviamente è quello dell'uso personale e anche della legalizzazione. Nel documento in effetti si prende in esame il tema della legalizzazione delle droghe leggere per quanto concerne le condotte di detenzione per fini di consumo personale. È un tema che viene accennato, poi non viene sviluppato per la verità più di tanto, tema che invece viene sviluppato è quello della coltivazione domestica. È un tema che viene sviluppato se non altro perché il diritto vivente, il diritto giurisprudenziale, ci offre già delle soluzioni, cioè se ne sono occupate pure le sezioni unite, che dando applicazione di un principio generale che gli studenti di giurisprudenza conoscono, che è il principio di offensività, sostanzialmente ritengono che la coltivazione domestica in certi casi, nel caso in cui cioè sia totalmente inoffensiva, non sia in grado di produrre il principio attivo, eccetera, eccetera, non possa essere penalmente sanzionato. Quindi abbiamo le sezioni unite della Cassazione che ci dicono una cosa, la Corte Costituzionale che ha bocciato la parificazione tra droghe leggere e droghe pesanti della Fino Giovanardi, la Corte Costituzionale che ci dice, attenzione legislatore, qui le pene sono sproporzionate e non rispecchiano la finalità educativa della pena. È un intervento direi che a questo punto sia anche necessario. Un intervento si rende necessario anche nell'ottica di quella proposta referendaria che purtroppo non è andata a buon fine, io credo che un minimo sindacale debba essere diciamo, richiesto al legislatore, cioè affrontare il tema del carcere e quantomeno, come
minimo sindacale, il problema della depenalizzazione delle condotte di coltivazione domestica, se non altro ricercando il diritto vivente, non è anche difficile, la giurisprudenza ci ha dato già la soluzione. Però purtroppo cosa succede? È vero che c'è la pronuncia delle sezioni unite, ma non è detto che quando si fa magari un processo per direttissimo poi quella pronuncia si adatti al caso concreto. Un giudice magari può interpretarla in un modo o in un altro, quindi un dato normativo sarebbe certamente utile nell'ottica della legalità, della garanzia di una applicazione forte. Poi c'è il secondo problema, quello della decarcerizzazione di quelle condotte che siano diverse dalla coltivazione, che riguardano la cannabis e i derivati. Decarcerizzazione se non depenalizzazione, è un'alternativa. La depenalizzazione è certamente un'opzione normativa che dovrebbe essere, a mio avviso, generalizzata, quindi oltre il contesto degli stupefacenti, se vogliamo davvero risolvere la radice il problema del sovraffollamento carcerario. Poi c'è anche il tema degli illeciti amministrativi, secondo me, perché anche l'illecito amministrativo correlato all'uso personale delle sostanze stupefacenti ha ben vedere, a mio avviso, una connotazione che se non è sostanzialmente punitiva ci va poco lontano. E la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci ha abituati a ragionare in termini sostanzialistici, cioè a configurare una sanzione come autenticamente punitiva, non solamente in base al dato formale, cioè all'etichetta formale. Allora, se pensiamo che la sanzione amministrativa può comportare la sospensione della patente di guida, la sospensione del passaporto, la sospensione del permesso di soggiorno, beh, insomma, un contenuto autenticamente afflittivo, a mio avviso, ce l'ha. La Corte Costituzionale si è occupata recentissimamente con riguardo al diritto al silenzio, ha detto che non ha una finalità punitiva, ha sostanzialmente fatto riferimento anche alle misure di prevenzione, che anch'esse, secondo la Corte, non avrebbero una finalità autenticamente punitiva. Le linee, grosso modo, di intervento direi che dovrebbero essere queste. Credo di non dire, peraltro, nulla di eretico, perché in parte si pongono in linea con quello che dice la Corte Costituzionale, con quello che dicono le sezioni unite. E quindi mi pare che anche questa sia l'idea di fondo del testo. Nella parte finale ci sono alcune risposte legali all'attività legata alla droga, dove mi pare che ci sia una certa sintonia, o mi sbaglio, con questa idea. Le faccio riferimento a questi punti che sono la pagina 124, cioè sì. E forse qui sono un pochino più radicali, esatto. Sì, no, quei punti in particolare sottolineano come non ci può essere una regolamentazione legale, perché ricordiamo, prima naturalmente mi è sfuggito, quando si parla di riforma delle politiche sulle droghe, quindi politiche sulla cannabis, ormai non si parla più di liberalizzazione, nonostante sia un termine che, diciamo, è rimasto negli anni, soprattutto nella semplificazione giornalistica e purtroppo politica. Parliamo di regolazione, ovvero si passa da un regime che è di fatto di liberalizzazione, legale, a un sistema in cui la produzione, la distribuzione e la vendita sono regolati dallo Stato con precisi limiti, con precisi strumenti di controllo e che quindi rimuovono tutta quella aleatorietà e quella libertà di vendere a chiunque, a qualsiasi ora, soprattutto a qualsiasi sostanza, che oggi c'è. In un regime di regolamentazione legale non possono coesistere situazioni di penalizzazione e stigmatizzazione del consumatore, perché di fatto di questo parliamo anche quando andiamo a vedere le sanzioni amministrative in Italia. Quella sentenza che prima il professor Amati citava è una sentenza che probabilmente è in linea politica, almeno rispetto alla decisione.
decisione della Corte rispetto al referendum, perché come nella decisione sul referendum prende un po' in questo caso l'articolo 75 a spizzichi che lo conta, perché mentre riesce in qualche modo a motivare, anche se in modo contestabile, il perché le sanzioni amministrative della sospensione della patente, della sospensione del permesso di soggiorno per fini turistici, molto discutibile, e del porto d'armi siano a scopo, tra virgolette, preventivo, omette di giustificare la sospensione del passaporto, perché non aveva argomenti giuridici per poter dire che non si trattava di effettivamente una sanzione punitiva. Del resto, la genesi di quelle sanzioni, ricordiamo, nel 90, è sostanzialmente punitiva, perché nel 90 chi possedeva per consumo una dose superiore alla dose media giornaliera veniva arrestato. Coloro che invece avevano una dose, una quantità minore, subiva una sanzione amministrativa. Il referendum ha tolto le sanzioni penali, sono rimaste le sanzioni amministrative, che però non avevano nulla di preventivo nella costruzione giuridica e nella volontà politica del Parlamento del 90. Avevano semplicemente un diverso grado di punizione rispetto a chi deteneva un certo quantità di sostanze e chi ne deteneva più. Oggi in Italia quelle sanzioni sono non solo afflittive, sono di fatto, tra l'altro la più usata è quella della sospensione della patente, desocializzanti e stigmatizzanti. Lo sono sin dal principio, dalla convocazione dal prefetto, perché pongono problemi in famiglia, ovviamente, perché ci si trova di fronte, che spesso sono ragazzini che vengono colpiti dalla segnalazione del prefetto da parte dell'autorità giudiziaria. Nel caso della patente è evidentemente, oltre diciamo, a ledere il diritto allo spostamento, che però si può fare anche con altri mezzi, però per molti è perdere il lavoro, significa perdere il lavoro per molte persone. Ed è esattamente il contrario di quello che una persona con problemi di uso, abuso, uso problematico di sostanze o senza problemi di abuso dovrebbe avere, ovvero al posto di aiutare la persona laddove ci sono a superare questi problemi, si aumentano le problematiche. Per cui di pari passo alla regolamentazione deve esserci una rimozione di quello che è tutto l'apparato repressivo di controllo da parte dello Stato. E purtroppo i casi sono tanti, la rimozione dello stigma, perché sono moltissime le persone che a seguito di un controllo, magari del controllo che viene pubblicato il giorno dopo sui giornali, poi si ritrovano a affrontare la decisione di suicidarsi. È successo a Genova pochi anni fa, pochi anni fa a Forlì, situazioni in cui soprattutto poi nei piccoli paesi essere marchiati con il marchio del tossico, noi usiamo di anni persona che usa sostanze, però nella vulgata generale si rimane tossicomani, non tossicodipendenti, è un problema che deve essere assolutamente mosso. Se posso, volevo... Sì, ma poi restituiamo qua per concludere. Sì, no, una cosa voglio segnalare, a proposito, il professore giustamente diceva che bisogna partire dai dati, che com'è costruita oggi la legge sulle droghe in Italia, fa sì che tu,
sia spietato. Basta. Allora, principio, prima ancora, le forze dell'ordine fanno un'attività di profilazione, per cui colpiscono determinate, cioè controllano determinate persone. Credo che tutti noi, passando in stazione, abbiamo avuto questa percezione: io se passo con la giacca, la cravatta, il cane, manco si avvicina, se dietro c'è il ragazzino con lo zaino, va direttamente. Per la legge italiana è sufficiente la detenzione, perché sono 22 le condotte descritte nell'articolo 73, coltiva, spaccia, vende, produce, fabbrica, eccetera, 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 e comunque illecitamente detiene. Per cui, e la gran parte dei processi, il professore credo che possa confermare, è per detenzione illecita, perché il fatto di riuscire a trovare, colpire il momento dello scambio è molto più complicato. Per cui basta detenere per avere o una sanzione amministrativa se è una quantità minore di sostanza, o aprire, aprire le porte del carcere o del tribunale. Avendo questa facilità di arresto in flagranza è più facile fare direttissima. Fatto sta che alla fine di tutto 7 processi su 10 per droghe finiscono con un condannato. Il rapporto per i reati contro la persona, contro il patrimonio, è di 1, 2 a 10. Ed è il fatto per questo che la legge sulle droghe alimenta in continuazione e fa entrare in continuazione persone in carcere. Perché, per come è scritto il testo unico, per il principio della obbligatorietà della sanzione penale, la cosa più facile per le forze dell'ordine è arrestare qualcuno per droga. Si sa dove si spaccia, perché lo sappiamo tutti, basta fare una retrata e si fanno i numeri. E qui potrei aprire un altro capitolo che non apre. La malattia degli occhi è il glaucoma, vi consiglio la puntata di Simpson, in cui Homer Simpson con glaucoma comincia a usare cannabis, e il protagonista del film Il Quarto Potere è Kane. Il tuo puntiglio è meritevole. Prego il professor Amati di riprendere il suo filo. No, io volevo lasciare anche spazio se ci sono domande. Io ad esempio sono molto curioso di sapere del libro che si è scritto, per dirlo dall'autore, di quella che è stata, quella che è l'esperienza dei paesi che hanno entrato nelle politiche, partire anche dagli Stati Uniti, dove nasce la World Axe, e questi sono progressivamente amministrati quantomeno aperti verso nuove forme di legalizzazione, come chiamarle. Allora, come detto prima, cominciano Oregon, stato di Washington, Colorado e Alaska nel 2014, viene aperto il primo dispensario in Colorado, e pian piano si aprono nuovi fronti, sostanzialmente tutti referendari, e con a volte successi importanti del sì alla legalizzazione. Le legislazioni sono ovviamente una diversa dall'altra, anche perché avvengono anche in periodi storici e in situazioni locali diverse. Negli Stati Uniti sostanzialmente tutte le leggi comunque prevedono una vendita solo ai maggiorenni, di età di 21 anni in particolare, vi è un assoluto divieto di pubblicità. In alcuni stati è vietata la coltivazione domestica, ad esempio in Nevada è possibile coltivare se si è a meno di tot chilometri, anzi tot miglia, da
sostanzialmente in tutti gli stati tutto il processo avviene tramite un sistema di licenze, per cui lo Stato mette in vendita le licenze, c'è un bando, le aziende si candidano e quindi poi vengono ammesse alla vendita e distribuzione. Tutti gli stati prevedono una tassazione specifica sulla cannabis, varia da stato a stato, ma come siamo ben lontani dalle tassazioni italiane del tabacco, una tassazione del 70-80%, qui stiamo parlando di percentuali che non arrivano mai oltre il 20-25% sulle vendite. La cosa interessante delle regolamentazioni legali negli Stati Uniti, in Canada e in Uruguay è che finalmente riusciamo ad avere anche dati a conforto della efficacia o meno della regolamentazione legale, a partire dal dato più complesso, che è quello di quanto il mercato si sposti dall'illegalità alla legalità. Questo è un processo che non è immediato, per cui le percentuali variano a seconda degli anni in cui negli stati si è legalizzato. Di fatto oggi il Colorado, che è stato il primo stato che ha legalizzato la gran parte della produzione, acquisto e fatturato di cannabis è legale, rimarrà sempre una percentuale di illegalità. In stati come il Canada, che ha legalizzato nel 2018, questo processo è ancora in corso e si stima che gli ultimi dati, che non sono quelli del libro perché sono stati pubblicati a fine 2021, ci dicono che circa il 70% del mercato transitato nella legalità. I dati ci permettono anche di, cosa importante, in questa transizione ci sono due questioni importanti che permettono di velocizzare o rallentare il transito. Uno è il prezzo, ovviamente se il prezzo è troppo alto le persone preferiscono acquistarla dal loro storico pusher che gliela venda meno, ma tutte più o meno le legislazioni hanno previsto che la tassazione permettesse di adeguare il prezzo alla situazione, tenendo conto che il prezzo di produzione a cannabis in Canada, ad esempio, è di $1 al grammo all'uscita dalla serra o dal luogo di produzione, quindi stiamo parlando di un prezzo che può essere calmierato piuttosto facilmente. E l'altra è la disponibilità. Ad esempio in Canada, nel primo anno in particolare, c'è stato un fortissimo problema di carenza di produzione. Poi c'è stato invece un problema di sovrapproduzione che ha di fatto rallentato la diffusione del mercato legale, e in Canada, viste anche le distanze, anche il numero e la dislocazione dei dispensari ha complicato in alcune fasi il passaggio al mercato legale. Però il dato più importante quello dei consumi. I consumi nella popolazione generale aumentano nei primi anni, con un aumento che da un lato è dovuto all'effetto novità, dall'altro è dovuto, non si possono far stime perché è difficile dirlo, a una maggiore facilità delle persone di far emergere il proprio consumo. Tutti questi dati vengono raccolti con questionari. Nel momento in cui io devo dire consumo alcol è legale, sì, consumo alcol,
consumo cannabis non è legale, no, faccio più fatica. Nel momento in cui diventa legale, ovviamente è molto più facile confessare, scriverlo sul questionario, anche perché qui sono anonimi, ma ovviamente chissà mai. Aumenta nei primi anni, ma la tendenza, ad esempio in Canada, è da ritornare verso i consumi pre-legalizzazione. Questo perché, scontato l'effetto novità, di fatto chi già usava continua ad usare in una situazione più sicura, chi non usava l'ha provata e magari non gli interessa. Il dato che rende evidente questo è che la gran parte dei nuovi consumatori di cannabis in Canada sono persone con più di 40 anni. Questo ci fa arrivare all'altro dato importante, che smentisce un mito proibizionista, ovvero che la legalizzazione della cannabis non fa aumentare i consumi fra gli adolescenti. Cioè, coloro che hanno meno di 18 anni, quindi non possono accedere al mercato legale, con la legalizzazione non aumenta il consumo. Anzi, negli stati in cui è legalizzato, diminuisce perché si può fare una informazione più chiara, più trasparente rispetto alla sostanza, diminuisce perché, essendo normalizzato e non più con la spada di Damocle sulla testa del diritto penale, il consumo di cannabis è possibile con un controllo sociale, come da noi c'è un controllo sociale sull'alcol, in famiglia si insegna a come si usa l'alcol, poi diciamo, credo di non poter insegnare molto, però a me qui ero il primo vino con acqua a 10 anni, mi fui inorridito e da lì ai 27 non posso mai più alcol in vita mia. Ma comunque in Italia, grazie al controllo sociale, tutti quelli che sono i disturbi e gli eccessi di uso di alcol, in particolare nelle giovani generazioni, sono in percentuale molto minore rispetto al resto dell'Europa, ad esempio, in particolare rispetto al Nord Europa. Stessa cosa si riesce a fare poi anche con la cannabis, nel momento in cui c'è consapevolezza sui rischi. I rischi vengono espressi con cura delle evidenze scientifiche, ovvero non si dice, come qualcuno dice, la cannabis uccide, si dice la cannabis in età adolescenziale è meglio che non si usi, perché comunque in qualche modo, come tutte le sostanze psicoattive, influisce sul cervello, è meglio che un giovane che sta ancora formando il proprio cervello e la propria personalità non usi sostanze psicoattive, compreso l'alcol, e quindi si riesce a evitare usi che possono diventare problematici. Diminuisce il crimine, non solo quello legato direttamente allo spaccio, cioè non è che si toglie solo, ma diminuiscono i reati violenti, diminuiscono le rapine, diminuiscono anche gli stupri. Ci sono anche ricerche italiane su questo, e questo perché se prima un mercato illegale veniva regolato con i mezzi dell'illegalità, ovvero la violenza, il coltello, la pistola, il pugno, in un mercato legale le controversie vanno in tribunale e si vengono risolte in modo, diciamo, civile, come si dovrebbe fare sempre. Non aumentano gli incidenti stradali, così, anzi diminuiscono. Alcol e cannabis, per cui sostanze che hanno, diciamo, una maggiore incidenza rispetto alla incapacità di guida, ne diminuisce l'uso, sia altro che oppioidi, ma anche perché aumenta la percezione del rischio, per quanto detto prima, rispetto all'informazione,
e diminuiscono i comportamenti a rischio, la propensione delle persone in Canada, l'ultimo rapporto di fine 2021 certifica come le persone che hanno ammesso di essersi messi alla guida dopo l'uso di cannabis è diminuito del 40% rispetto ai livelli pre-legalizzazione, perché messi di fronte al fatto che è meglio non guidare e potendogli spiegare in modo più sereno che con il rischio della sanzione penale, questa cosa poi ha efficacia. E quanto ti volevo chiedere proprio qualcosa di documentato sulla propaganda, insomma, che riempie molto anche la stampa locale. Io al mattino sento subito i notiziari regionali e le notizie che parlano di persone che vengono immediatamente controllate, misurate perché si sospetta l'uso di sostanze stupefacenti alla guida, prima della guida. E la tua risposta, inibisci le domande, tu rispondi prima, quindi sappiamo che gli incidenti stradali non aumentano. Sì, io avevo delle domande che non sono mie. Dici tu il tuo nome? Sì, sono Matteo. E appunto queste domande che sono state fatte tramite il forum che avevamo reso disponibile. La prima domanda, le faccio tutte e due, la prima è: perché si fatica in Italia e in tanti altri paesi ad accettare dati scientifici da procedere con una regolamentazione di alcune sostanze, come invece viene fatto con l'alcol? È tutta una questione di mentalità popolare arretrata o ci sono altri veri motivi? La seconda invece è: la parte legislativa di lotta alla droga porta con sé evidenze scientifiche riguardo all'uso o abuso e trattamenti della tossicodipendenza? Sono domande di carattere onnicomprensivo. Vabbè, io lascio a Fiorentini alcune considerazioni, poi eventualmente al professor Amati, che sicuramente avrà qualcosa da aggiungere. No, rispetto alla prima domanda. Allora, in Italia stanno un po' cambiando le cose. Se fino al 2000 e... il sondaggio era del 2015, la società italiana era ancora contraria in maggioranza a legalizzare la cannabis. Negli anni, vuoi perché anche in Italia l'uso medico è stato legalizzato e le persone hanno cominciato a vedere che il proprio caro stava meglio con la cannabis e non succedeva nulla di particolarmente grave, per cui non era la famosa pianta del demonio, vuoi per le regolamentazioni legali in giro per il mondo, per cui non si chiede ma perché legale lì, perché non deve essere legale qua. Negli ultimi sondaggi, almeno dal 2018 in poi, il favore alla legalizzazione è cresciuto e negli ultimi due anni una maggioranza degli italiani è a favore della regolamentazione legale della cannabis. Tenete conto che negli Stati Uniti questo processo è durato decenni, perché parliamo dal 96 al 2014, fino al 2014 negli Stati Uniti l'opinione pubblica era ancora contro la cannabis legale. Dal 2014 in poi, ovvero dall'effettiva legalizzazione in Colorado e la verifica che non è che Seattle sia crollata dopo la regolamentazione legale, oggi siamo arrivati a quasi un 70% di americani che è a favore della regolamentazione legale. In Italia, quando abbiamo scritto e presentato il quesito referendario e quando abbiamo cominciato a raccogliere le firme, ci siamo accorti che il sentiment, mettiamola così, è cambiato rispetto agli anni scorsi, ai decenni scorsi, e probabilmente rimane un problema delle cosiddette elite, non tanto della società, come
fatto normalizzato l'uso nella società, e questo, ne accennavamo prima col professore, anche il fenomeno della cosiddetta cannabis light ha aiutato sia da una parte che dall'altra, nel senso che ha aiutato a far vedere che una coltivazione che veniva coltivata nei secoli in questo paese non era così un dramma ricominciare a coltivarla, dall'altro però ha fatto riemergere degli istinti repressivi che nel momento in cui vedono un'infiorescenza di cannabis in un negozio gridano alla droga che uccide. Sull'altra domanda, allora, l'impianto della Iervolino Vassalli è un impianto anche nella parte che riguarda i servizi che è costruito su un fenomeno che non esiste più, cioè costruito sulla scena aperta del consumo di eroina degli anni 80. Oggi l'eroina difficilmente si consuma nelle piazze, c'è ancora, ma si consuma ormai a casa da soli, non è neanche più un consumo sociale, ed è completamente inadeguato rispetto a una situazione in cui sono cambiate le sostanze, perché alle sostanze naturali diciamo alle prime sostanze, lasciamo stare i psichedelici, però alla prima MDMA degli anni 90, ormai oggi abbiamo un ventaglio di sostanze di sintesi che contiamo a centinaia, e i servizi sono invece, i servizi SERD, famosi SERD, sono ancora una struttura che permette di dare risposta sostanzialmente esclusivamente al vecchio vecchio stereotipo del vero nome strano. Ci sono non più sperimentazioni per fortuna, però nuove politiche di riduzione del danno, anche queste sono la macchia di leopardo nel nostro paese, e per lo più non sono istituzionalizzate, cioè sono servizi del terzo settore che, a cui SERD affidano azioni di prevenzione, azioni di bassa soglia, eccetera, ma se andiamo a vedere quali sono i servizi pubblici di riduzione del danno, reali sono davvero pochissimi. Di certo, se ho capito bene il senso della domanda, l'impianto penale della legge Iervolino Vassalli a fini Giovanardi non ha influito in alcun modo sulla, diciamo, sui consumi, in alcun modo sui danni legati alle dipendenze, in particolare rispetto alle overdose, tanto che il picco delle overdose è stato negli anni 90 e solo l'avvio di quelle politiche di riduzione del danno, in particolare la distribuzione del naloxone, su cui l'Italia è stata una delle prime a distribuire e a consegnare alle persone, ai consumatori, il naloxone, che è, scusate, un antagonista degli oppioidi, che permette di, diciamo, salvare le persone che sono in overdose, e che in Italia viene consegnato anche dalle unità di strada persone che consumano, e che ha permesso di fatto di passare dai 1300-1600 morti l'anno degli anni 90 ai 300 morti l'anno dello scorso anno, non certo per la legge. Professore, allora intanto invito a preparare domande e commenti, perché abbiamo ancora un pochi di minuti. Prima di ridare la parola a lei, faccio una considerazione io, perché poi volevo aggiungere una domanda rivolta a lei su qualcosa che forse non ho capito bene. Rispondendo a perché in Italia ancora no, io credo che ci
sia una miscela di moralismo, di bulimia giudiziaria e di populismo politico e giudiziario che ancora si intersecano, insomma, e che creano questa demagogia esplosiva. Io credo che nessuno di voi possa conoscere alcuni fatti che accadero circa una trentina di anni fa, se non ricordo male, negli anni 90, soprattutto qui in Friuli e in Veneto, e riguardavano una cosa che nulla ha a che fare con il consumo di droga, ma ha a che fare con il moralismo che diventa protagonista poi anche, no, di operazioni di polizia, al di là di qualsiasi giudizio. Allora c'erano molte strade provinciali e statali del Friuli, era famosa la Napoleonica, ma non solo, insomma, zone di campagna ai lati delle quali c'era un numero importante di prostitute, la maggior parte venivano ovviamente dai paesi africani, e ci fu un periodo in cui in particolare il responsabile di Valle del Comando della stazione dei Carabinieri di Codroico in Friuli, perché poi la Napoleonica passa di vicino, no? Fece diverse operazioni in cui si coglieva sul fatto colui che aveva in campagna un rapporto sessuale con la prostituta. La notizia veniva immediatamente venduta ai corrispondenti della stampa locale, mettendo al pubblico ludibrio i personaggi coinvolti. Ci furono diversi casi di suicidio di persone che a quel punto, di fronte alla propria famiglia, ai propri conoscenti, non avevano più la forza d'animo nemmeno di guardarli e di vivere. Un mio caro amico, allora consigliere regionale, credo assessore, ha avuto un processo lunghissimo, perché disse pubblicamente a questo comandante, perché anziché rompere le tasche alla gente che non commette reati, perché non è un reato avere un rapporto con una prostituta in Italia, non andava a lavorare cercando di evitare che si commettessero altri reati. Allora, citato questo per, come dire, per ricondurre ancora al tasso di moralismo che attraversa purtroppo ancora la nostra cultura, che quindi è più favorevole a bere delle informazioni che sono del tutto ascientifiche, prive di fondamento. Volevo chiedere al professore, prima lei ha detto che i reati che riguardano la droga sono configurabili in una dimensione pubblicistica, e credo che abbia voluto evitare il termine, l'aggettivo, come dire, ancora più pesante di populistica, no, in quel momento. E accennava alla possibilità suggerita in quel documento di un gruppo di penalisti di superare questo fatto, inquadrando la fattispecie all'interno dei reati contro la persona. Ora io ritorno a quell'osservazione che feci nella introduzione in questa discussione. In questo paese, appunto, ci sono molti reati che non hanno una parte lesa. In che senso potrebbe diventare un reato contro la persona? Si fa una distinzione ovviamente tra, anche qui si prende in considerazione essenzialmente i reati, quelli attualmente disciplinati dal 73, donne pesanti, quindi come potenziale pericolo per la salute della persona che assume. E quindi? E d'altro canto l'idea è quella, sono diverse opzioni che sono state prospettate, una della legalizzazione delle droghe leggere, cannabis, certo, eccetera, eccetera. No, perché questa ipotesi fa dire, se appunto, come avevo immaginato, ma volevo farlo spiegare per non dire delle sciocchezze, il tema è quello del possibile pericolo che determinate droghe rappresentano per la salute di una persona, bisogna assolutamente vietare di andare a fare escursioni in montagna, perché ogni domenica ci sono un mucchio di interventi per salvare degli escursionisti, anche molto costosi, e quindi questo e molto spesso addirittura muoiono e quindi non riescono neanche a salvarli, no? Sì. Paradosso del ragionamento. Altre cose, professore, da aggiungere?
No, direi di no. Questo documento ovviamente si poneva nell'ottica di una riflessione aperta, questa è una delle opzioni, diciamo la minima se vogliamo, finalità, aveva una finalità ben precisa quantomeno la sua proposta, cioè quella di ricalibrare il trattamento sanzionatorio, cioè si diceva se noi anziché lasciarlo nell'ambito di questa macro dimensione di esilio, ordine pubblico, salute pubblica, che giustifica risposte così elevate, che paradossalmente sono quelle dell'omicidio, se li mettiamo tra reati contro la persona come reati di pericolo, è ovvio che bisognerà ricalibrarli, perché non può essere quello per l'omicidio, altrimenti diventa palesemente irrazionale. Questa è una delle possibili opzioni. Poi ci sono quelle finalizzate alla legalizzazione del personale, eccetera, eccetera. Diciamo che probabilmente con questa si riferisce a uno spaccio di sostanze stupefacenti molto pesante. Grazie. Vedo qualcuno che ha stato no. Sì, io ho una domanda, visto che si è accennato in un paio di occasioni sul referendum di quest'anno, insomma. E in particolare vorrei capire, visto che non studio giurisprudenza, non diciamo i mezzi per capire tecnicamente perché appunto è stato reso incostituzionale, volevo capire se appunto fosse per motivi di natura tecnico-giuridica oppure ci fosse dietro ancora una mentalità di guerra alla droga. Io lascio però per l'esperto. Allora, è lunga però questa. Sì, cerchiamo di renderla sintetica. Allora, il referendum faceva tre cose. Rimuoveva, coltiva dall'articolo 73, è una delle 22 fattispecie colpite dall'articolo 73. Rimuoveva la definizione carceraria dal comma 4 dell'articolo 73, ovvero per le tabelle 2 e 4, cosiddette droghe leggere, la 2 sono cannabis derivati, la 4 benzodiazepine, eccetera, eccetera. E l'ultima cosa, toglieva la sanzione amministrativa della sospensione della pena. Allora, sull'ultima la Corte avrebbe potuto lavorarci per anni, ma non avrebbe trovato un motivo per definirla non ammissibile. Sulla seconda non l'ha presa in esame, per cui non la discutiamo. Ha deciso che per una serie di ragioni che adesso cerco di spiegare, anche se in effetti non le abbiamo capite neanche noi, la rimozione di coltiva avrebbe diciamo in qualche modo violato un trattato internazionale. La legge 109-90 introita nel suo apparato, diciamo, nel suo apparato legislativo il divieto di coltivazione delle sostanze psicotrope nell'articolo 26. In questo articolo, scusate, non ce l'ho sotto mano perché vado assolutamente a memoria, dice sostanzialmente che al di fuori delle autorizzazioni concesse dallo Stato, nessuno, e al di fuori delle autorizzazioni concesse dallo Stato e a parte la cannabis ad uso industriale, non si può coltivare sostanze nelle tabelle dall'1 alla 4, anzi, scusate, 1 e 3, perché sono quelle naturali. Nell'articolo successivo, nel 28, rimanda per la coltivazione chi coltiva sostanze senza la predetta autorizzazione del Ministero della Salute, si applicano le disposizioni relative alla fabbricazione delle sostanze. È scritto fabbricazione. Quando noi proponevamo di rimuovere coltiva dall'articolo 73 e di lasciare l'articolo 26 e l'articolo 28 intatto, intendevamo rimuovendo la sanzione per
intendevamo limitare questa rimozione della penalizzazione della coltivazione alle sole condotte di uso personale, perché per qualsiasi altra condotta si sarebbe potuto fare riferimento all'articolo 28, 26, 28, che appunto colpiscono chi coltiva senza le autorizzazioni, e nell'articolo 27 viene anche in qualche modo definita l'autorizzazione, in cui si bisogna indicare una particella catastale in cui si coltiva, in cui di fatto si definisce una coltivazione non ad uso personale, ma una coltivazione destinata alla produzione e vendita di sostanze. Per cui nella nostra memoria noi motivavamo la rimozione coltiva dell'articolo 73 come di fatto depenalizzazione della coltivazione di uso personale, mantenendo l'articolo 26, 27 e 28 intatti, e nello stesso tempo mantenendo tutte le altre condotte che sono coltiva, fabbrica, produce. Per fabbricare, per avere l'eroina bisogna fabbricarla, cioè bisogna prendere il papavero, sempre che questo avrebbero coltivato, estrarre, c'è anche estrarre. Per la cannabis basta prendere la pianta, tagliarla e mettere, per la cocaina ad esempio, bisogna fare un processo molto molto più complicato. La Corte non ha neanche preso in considerazione questa nostra interpretazione, ma si è limitata a dire che appunto la rimozione coltiva avrebbe violato la Convenzione del 61, anzi non credo, non abbia neanche citato, non ha citato sicuramente l'articolo che avrebbe violato la Convenzione del 61, non credo che neanche abbia citato quale convenzione avrebbe violato, una decisione quadro del 2004 del Consiglio d'Europa. Decisione quadro che, pur dando delle indicazioni rispetto alla penalizzazione delle condotte legate alle stupefacenti, da un lato salvaguarda le condotte, diciamo, ad uso personale, per cui è esplicitato che tutti quegli obblighi degli stati a cui gli stati devono assolvere per stare all'interno del diritto europeo, per cui penalizzare con un minimo, anzi un massimo di pena a alcune condotte, tutti questi obblighi sono tutti appunto obblighi a parte per il consumo personale. Dall'altro, la Convenzione del 61 non obbliga gli stati a impedire completamente la coltivazione di cannabis. L'articolo 24 della Convenzione dice: se gli stati lo ritengono, possono impedire la coltivazione della cannabis. Diciamo che scusate, è complicata perché a partire dalla conferenza stampa del Presidente Amato è davvero difficile comprendere, e in assenza di rinvii precisi ad articoli di convenzione e o altro presenti in decisione della Corte, che per un terzo ricostruisce, ricostruisce per loro come si è voluta la legge sulle droghe, che va in qualche modo nel dettaglio, ma se uno ascoltava la conferenza stampa di Amato si capiva che noi avevamo sbagliato a indicare la tabella, no? Perché Amato
Questo perché la legge è costruita in questo modo, definisce le condotte nel comma 1, è vietato coltivare, produrre, estrarre, eccetera, eccetera, o comunque legittimamente detenere le sostanze di cui alla tabella 1 e 3, per cui eroina, cocaina e tutte le altre, e al comma 4 dice per le condotte di cui al comma 1, le pene per tabelle 2 e 4 sono minori da 2 a 6 anni, al posto che per cui l'unico modo di intervenire sulla coltivazione era togliere il coltivo da lì. Nella decisione della Corte, al posto che dici avete sbagliato le tabelle, viene detto c'è un collegamento indiretto, e sanzionare penalmente una persona per un collegamento indiretto fra commi di una legge mi sembra un po' incostituzionale a proposito di tassatività e precisione del diritto penale, ma fra le condotte del comma 4, cioè scusate, fra le pene del comma 4 e le condotte del comma 1, quando invece è diretto. Fermati, perché sennò la rendi più difficile. No, nel senso che questo mi dà la misura del puntiglio con cui Leonardo Fiorentini, anche nel libro, affronta in modo molto serio e molto documentato dei temi che spesso sono affrontati, insomma, tagliati con l'accetta, facendo della demagogia. Io che posso permettermi di tagliare con l'accetta, aggiungo alcune note, diciamo, di colore. Il presidente Amato, che in modo del tutto irrituale poi ha ritenuto di dire queste cose in conferenza stampa, guarda caso era il demiurgo probabilmente della politica anche sulle droghe, all'epoca in cui il governo Craxi iniziò in Italia, no? La cosiddetta war on drugs, e quindi forse c'è una continuità, ma questo è un pensiero malevolo mio di cui mi assumo tutta la responsabilità. La cosa vera e importante, che riassume un po' ciò che Leonardo ha detto in maniera molto articolata, è che vi sono molti giuristi che in punta di diritto sostengono che la Corte questa volta, non so se in buona fede o in mala fede, ha veramente preso una, fatto una scelta politica e non giuridica, perché in realtà ciò che è scritto male non è il quesito proposto dai presentatori, ma la 309 del 90, e che è questo, no, che induce poi il problema di problemi. Esatto. Forse la tua domanda sulla costituzionalità, vediamo se ha qualcosa da dire. No, ma sono perfettamente d'accordo con quello che ha spiegato molto bene dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista, c'erano due referendum ovviamente che avrebbero frenato anche tutti gli altri, no? Sappiamo bene. Esatto. Pensare male, ma insomma. Dal punto di vista del ragionamento della Corte, devo dire la verità, non l'ho studiato attentamente il tema della decisione della Corte, quindi mi fido di quello che, è stato detto sui motivi per cui... La cosa che secondo me si comprende da quella decisione è come la Corte sussulto dogmatico prenda per irriformabile la legge sulle droghe. Già è discutibile il fatto che la legge sulle droghe sia tra quelle leggi di cui non si possa, su cui non si possa intervenire tramite referendum se non mantenendone l'assetto, perché l'articolo 75 della Costituzione prevede che non si possano fare referendum su 5 tipologie di legge, cosiddette formali, leggi di bilancio, leggi di ratifica di trattati internazionali, poi non mi ricordo gli altri. Poi, fin dagli anni 70, la Corte ha un po' esteso questa definizione di questo perimetro di insindacabilità tramite referendum,
interpretandolo molto fisarmonica, per un divieto di intervento con referendum su leggi che applicano trattati internazionali, per cui praticamente non si potrebbe fare un referendum su nulla, perché se noi pensiamo a tutte le direttive dell'Unione Europea fatte in questi anni, non credo che ci sia tassello del nostro sistema giuridico che non è stato in qualche modo incorniciato all'interno di una direttiva europea o di un trattato internazionale. Fatto sta, noi avevamo scritto il referendum in modo che il risultato del ritaglio non fosse in contrasto con alcuna convenzione internazionale, perché, ripeto, la Convenzione del 61 non prescrive il divieto assoluto di coltivazione, ma lo rende una facoltà per gli Stati. Mi pare che ci sia ancora qualcuno che vuole intervenire, giusto? Una mano alzata laggiù, c'era qualcuno prima che l'aveva alzata qui? Mi sbaglio? No? Nessuno? No. Prego. Sì? Allora, a me ascoltare ha fatto nascere una serie di impressioni. Io lavoro nel famoso privato, il terzo settore, in una comunità terapeutica per tossicodipendenti, dove approssimativamente da noi in questo momento un 35% degli utenti vengono dal carcere. Per cui i reati sono più o meno legati alla tossicodipendenza, nel senso che una parte sono lo spaccio, la detenzione, e un'altra parte sono tutti rapine, eccetera, eccetera. Per cui le cose poi si allacciano tra di loro. Una considerazione, mi sono nate 2000 idee, pensieri, ascoltando, nelle considerazioni su cui sono e non sono d'accordo, nel senso che una cosa che sicuramente emerge è il fatto che la cannabis sia una cosa ben precisa e spesso si parla di sostanze stupefacenti come un grande vortice. In realtà il termine sarebbe sostanze psicoattive, di cui fa parte anche l'alcol, come giustamente poi ci siamo arrivati, perché vengono trattate in maniera diversa senza dare sempre una specifica collocazione legate al tipo di dipendenza, legate alle conseguenze sulla persona che fa uso e abuso di ciascuna di queste sostanze. Per cui penso che la lettura di questo testo potrebbe essere realmente interessante, perché mi sembra che riporti una serie anche di testimonianze all'estero, visto che in Italia siamo così duri, da smuoverci nei principi, no? Nei pregiudizi. Però penso che da un lato ci sia una cosa che io fatico a comprendere, venendo da un'esperienza dentro all'ambito delle tossicodipendenze, che è la questione della scelta personale. E pensando alle storie e alle persone e a ciò che portano, parlare di libera scelta quando si tratta di uso di sostanze, come quando si usa di parlare di alcol o di cannabis, e continuo a fare la distinzione tra altre cose, sia un po' parziale, leggermente diciamo superficiale, ma perché vengo da una serie di conoscenza di esperienze molto molto complicate. Rispetto a, rispetto alla questione del reato senza vittima o parte lesa, non sono esperta in terminologie tecniche, quindi è chiaro comunque. Ecco, credo che sì, questo dia maggior peso al fatto che nel momento in cui viene sancito che una sostanza, si fa una differenza, viene legalizzata, come lo è l'alcol, anche per la cannabis, allora il servizio pubblico deve essere adattato a questa cosa e si deve prendere tutta una serie di responsabilità. Allo stesso modo in cui dall'altra parte, come prima facevate riferimento, per le sostanze pesanti, chiamate pesanti,
sia di natura, sia naturali che chimiche, il servizio in questo momento pubblico fatica a stare dietro a questa continua evoluzione della situazione. Attualmente quello che si vede nella stragrande maggioranza dei casi, a prescindere dall'età, è un mix di queste realtà. Fatto sta che all'eroina ci arrivano tutti coloro che hanno intrapreso un percorso di questo genere. E per quello che riguarda il servizio pubblico, credo che ci dovrebbe essere un maggiore impegno rispetto alla, all'aiuto, al sostegno, all'intervenire dove la salute della persona viene messa a repentaglio e ovviamente di conseguenza tutte le dinamiche familiari e sociali che stanno intorno. Queste erano le riflessioni un po' che mi nascevano. Sono riflessioni che dovrebbero aprire un dibattito a sé e molto lungo, perché sono molti temi che lei ha citato e messo l'attenzione. Io purtroppo non posso far proseguire molto oltre questo incontro e quindi chiedo a Leo, se ne ha voglia, di intervenire su queste sollecitazioni cercando anche... No, sulla libera scelta. Ovviamente ogni sostanza è diversa, provoca effetti e danni diversi. Una sola cosa è certa, che nel momento in cui la sostanza è illegale, i danni sono maggiori. Questo vale per l'alcol, ne abbiamo dimostrazione dai danni del prohibizionismo americano, vale per la cannabis, vale anche per le altre droghe, cosiddette droghe, sostanze psicoattive. È ovvio che ogni sostanza, essendo diversa, ha bisogno di una regolamentazione diversa. Ed è ovvio che in uno stato di illegalità la libertà di scelta dell'individuo rispetto a una sostanza o l'altra non è piena, perché è evidente, immagino le storie che arrivano nella vostra comunità, è evidente che l'uso di alcune sostanze è la conseguenza di una situazione sociale, personale, che diciamo fa arrivare la persona a usare una sostanza diversa perché in qualche modo ha bisogno di usare quella sostanza in quel momento, per ad esempio per l'eroina, per stare bene, estraniarsi dal da quello che sta vivendo nella realtà. Per fortuna, limitandosi, e per questo io sono per una regolamentazione legale di tutte le sostanze, ma non è al momento all'ordine del giorno politico, per cui non ci addentriamo troppo. È evidente che per la cannabis invece, che provoca dei problemi a una percentuale molto minima rispetto alla platea dei consumatori. Oggi noi in Italia abbiamo 6 milioni di consumatori, le ospedalizzazioni per cannabis nello scorso anno sono state lo 0,0005% dei consumi, e i 6 milioni sono ovviamente un dato probabilmente. E quindi qui cito Leonardo Colombo, lo Stato può fare due scelte: o togliere quella libertà di scelta all'individuo e quindi deresponsabilizzarlo e assumere in sé la decisione del diritto, che non funziona però, come abbiamo visto, ho provato a spiegare prima.
oppure concedere alla persona la responsabilità di scegliere se usare quella sostanza, come usarla, dandogli anche tutti gli strumenti necessari a conoscere quali effetti fa quella sostanza e non avere il mito, perché i miei amici hanno detto guarda, senza non si può vivere, ma avere le minime conoscenze per usarla e usarla in modo responsabile, potere accedere a un servizio senza essere stigmatizzato se hai bisogno di smettere di usarla, vivere in una società che aiuta queste persone e non le margina nel momento in cui si scopre che in qualche modo consumano. Le ricerche qualitative rispetto all'uso di cannabis, ma anche di cocaina, dimostrano che la larghissima maggioranza, per la cannabis parliamo del 90%, 95% delle persone, è capace di autoregolare il proprio consumo. Certo, alti e bassi, le traiettorie di consumo seguono le traiettorie di vita, per cui diciamo a un aumento del consumo in età giovanile, diciamo la conoscenza della sostanza, poi pian piano a seconda della traiettoria di vita di ognuno si mette su famiglia, si trova un lavoro, eccetera, i consumi si adeguano a quella traiettoria di vita. E solo una piccolissima parte ha in qualche modo bisogno di essere aiutata perché ha un uso problematico. Non viene certamente aiutata dalla penalizzazione, dalla sanzione amministrativa, che fa tutto fuorché aiutare le persone a anche solo parlarne con i propri cari. Ho un problema, uso troppa cannabis, oggi un ragazzino mai ne parlerebbe con i propri genitori. In una situazione di legalità sarebbe molto più facile riuscire a parlarne e riuscire a risolvere il problema. Ma direi che ci sei anche riuscito con le chiavi di interpretazione relative allo stigma e alla riduzione del danno. Credo che la signora abbia aperto poi un capitolo, un tema sul quale invito l'associazione Sisifo a indire un altro dibattito, con la promessa che la signora ci sarà, e magari qualcuno di noi ci sarà, stato etico e stato di diritto, perché poi dietro a tutta una serie di considerazioni, anche comprensibili o condivisibili, c'è questo grande tema, e penso che non siamo in grado di risolverlo questa sera. Io, se non ci sono cose importanti, ringrazierei tutti, perché noi dobbiamo lasciare spazio a un altro evento collegato che